Ultima domanda, calcola la massa del pesetto per far scivolare il sistema a sinistra con 1 m² al secondo quadrato. Se il sistema si deve muovere a sinistra, l'attrito cambia verso e stavolta è rivolto verso destra, perché l'attrito, come gli studenti, fa sempre il contrario, cioè si oppone sempre al movimento del sistema, cioè tira sempre dall'altra parte. Inoltre cambiamo il verso positivo convenzionale e orientiamo positivamente verso sinistra e verso il basso. Scriviamo quindi la legge di Newton per il mattone, sul quale agiscono 3 forze, una positiva alla tensione del filo, T, le altre 2 negative sono la forza peso parallela, che non è cambiata rispetto a prima, segno negativo, e anche la forza d'attrito dinamico, segno negativo, uguale MA. Sul pesetto, segno positivo per la forza peso del pesetto, che è incognita, in quanto non sappiamo qual è la massa del pesetto, e segno negativo invece per la tensione della corda, quindi FP' meno T, uguale MA. Da notare che T, la tensione della corda, non sarà lo stesso valore di prima, ma ci aspettiamo un valore maggiore perché il pesetto è stato aumentato. Ricaviamo come al solito l'equazione per il sistema intero, sommando membro a membro. Le tensioni spariscono e rimangono solo le forze esterne, che sono 3. La FP' positiva, questa, cioè questa, e le altre 2 negative, che sono la forza peso parallela, eccola qui, e la forza d'attrito dinamico. Dall'altra parte abbiamo la massa totale del sistema per l'accelerazione, sistema che vediamo come chiuso in un sacchetto con le sole forze esterne. L'incognita è la massa, la nuova massa del pesetto, e si trova sia qua, ma anche nascosta nel peso, nella forza peso, in quanto la forza peso è m per g. Si tratta quindi di risolvere un'equazione di primo grado. Portiamo l'incognita m a sinistra, quindi mg meno ma, che possiamo scrivere m raccolto per g meno a. A destra invece abbiamo la forza peso parallela più FA dinamico, la forza attrito dinamica, meno m per a. A questo punto basta sostituire i numeri, la forza peso parallela non è mai cambiata, sono 5,6 N, l'attrito dinamico è lo stesso di prima, perché è lo stesso coefficiente d'attrito dinamico e la stessa forza normale. M per A è 1 kg, il mattone grande, e l'accelerazione 1 m² al secondo quadrato ce la dava il testo del problema verso sinistra. Con la formula inversa ricaviamo la massa del pesetto, la nostra incognita, dividendo questa forza totale, che fa 9 N, dividendola per G meno A, cioè 9,8 meno 1 metri al secondo quadrato. Si semplifica metri al secondo quadrato, rimangono i chilogrammi, il risultato è 1,02 kg, che approssimiamo a 1 kg. Andiamo quindi a vedere se i risultati trovati sono ragionevoli. Intanto ci calcoliamo la tensione della corda, esattamente come abbiamo fatto nel video precedente, da questa formula, dove la forza peso del pesetto è 10 N, perché il pesetto è 1,02 kg, basta moltiplicare per l'accelerazione di gravità, anzi questo, basta moltiplicare per l'accelerazione di gravità, 1,02 kg per 9,8 m al secondo quadrato fa praticamente 10 N. M per A, M è 1,02 kg questo, l'accelerazione la conosco, 1 m al secondo quadrato, e quindi il risultato è che la tensione è 9 N. Ora quindi possiamo vedere se i risultati sono ragionevoli. Cominciamo dal pesetto, è tirato giù con 10 N la sua forza peso, questa, e tirato su con 9 N la tensione della corda. La risultante è 1 newton in basso, 10 meno 9. 1 newton in basso su 1 kg di massa, 1,02 kg per la precisione, fornisce un'accelerazione di 1 metro al secondo quadrato. Quindi il pesetto accelera in basso di 1 metro al secondo quadrato, quindi qui i valori tornano. Passiamo al mattone, è tirato con 5,6 newton e 2,4 newton a destra, questo è l'attrito dinamico, quindi in totale a destra sono 8 newton. Ma la tensione lo tira a sinistra con 9 N, quindi anche il mattone da 1 kg è tirato con 1 N risultante sulla sinistra. Una forza risultante di 1 N applicata al mattone da 1 kg lo accelera di 1 metro al secondo quadrato, quindi anche nel caso del mattone i conti tornano. Quindi possiamo confermare che la massa che fa scivolare il sistema verso sinistra con 1 metro al secondo quadrato è praticamente 1,02 kg per la precisione.